Il quadro è questo. Sto aspettando che la batteria di una fotocamera che ho si carichi, così posso fare come i grandi YouTubers. Allora, io adoro le miniature, mi piacciono un sacco. Qualunque cosa io veda di riprodotto in miniatura, lo amo. Cioè, non posso farne a meno. Non per forza lo devo avere, ma ci soffro tanto se non ce l'ho. E mi piacciono anche tantissimo, al contrario, le cose gigantesche, cioè le cose piccole riprodotte giganti, tipo tempo fa vidi una lumaca gigante, mi piacque un sacco, i divani giganti, le scarpe giganti. C'era un parco che stava dentro non so quale Ikea vicino Roma, penso. Non un parco, era, penso, Qualche playground. Credo che tantissimi di voi ci si siano ritrovati almeno una volta nella vita. Noi venivamo lasciati all'Ikea, all'ingresso c'era questa stanza tipo chiusa ermeticamente, dove c'erano varie cose, la piscina delle palline, c'era, mi ricordo, in quella dove andavo io, una scalinata piena di cuscini che portava a questa sorta di soppalco con una TV con tipo i cartoni di SpongeBob sempre in proiezione. Poi c'erano vari tavoli per disegnare, vari alberi finti per arrampicarsi, e c'era questa scarpa grandissima. Era una sorta di riproduzione di uno zoccolo da montanaro, non saprei come definirlo diversamente, capace di contenere almeno due o tre bambini, e dipinto di nero lucido. Era bellissimo. Io in queste stanze giochi ci sono entrata fino a tardi perché è playground. Playground. Ci sono entrata fino a tardi perché avevo mio fratello piccolo, quindi mentivamo un po' sulla mia età per farmi entrare e farmi stare con lui. E niente, io adoravo, avevo un fetish per questa scarpa gigantesca. Tant'è che un giorno mi ci infilai da sola e ci rimasi bloccata. Perché essendo che è uno zoccolo, ha il tacco. Scende ai playground, stanze giochi, playground, stanze giochi, scende. Playground. So solo che ci rimasi incastrata, non riuscivo, essendo in salita è troppo liscio e ripido, non riuscivo a salire. Comunque sì, amo le cose in miniatura. Infatti mi sono fatta questa sorta di stand in camera in cui ci sono varie cose dentro. Lo arredo un po' come pare a me, ecco. Per il momento è arredato così, però ho anche altre cose. Questa è la mia scatola delle meraviglie. In realtà è piena di stupidaggini. Ho una sdraio, questa si monta. Mi tengo ogni tanto queste mollettine. Ah, un altro mobile. Ho deciso che farò la notte stellata di Van Gogh. Beh, dai, ok. Visto che bisogna aspettare, adesso costruisco una mini paletta per i colori. Questi tre sono i pennelli che userò.
il più piccolo che ho, il più piccolo di quelli larghi che ho, e questo che era il medio di quelli piccoli che ho. Volare, oh, cantare, oh, penso che non sono così un ritorno più. Mi ringevo le braccia e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare. Signore, il finito. La cosa difficile è dare direzione a tutte queste pennellate. È tantissimo che lavoro a questa cosa e non ce la faccio più, ma non posso mutare, quindi andrò avanti. Quadro mi sta mettendo più del previsto. Allora, ci ho messo 5 ore e tre quarti più o meno. Questo è il risultato. Sono abbastanza soddisfatta, dopotutto per essere una cosa in miniatura, pure se non è proprio uguale, comunque è venuta abbastanza decente. E almeno adesso ho un quadro per la mia stanza in miniatura, in esposizione. Adesso è arrivato il momento di mettere il quadro sul suo cavalletto. Grazie per aver guardato. Oh.